azienda, CSM Agam, non solo non ha intenzione di uscire dal settore della protrazione metà, ma anzi addirittura il progetto di rinforzarla. Ovviamente stiamo parlando del progetto per una nuova stazione di autotrazione a metano, e di questo poi vi parlerà in dettaglio l'amministratore delegato, che sarà potenziata rispetto a quella attuale, quindi prevederà non solamente distributori di tipo tradizionale, ma saranno ovviamente di ultima generazione innovativi, e quindi non solamente metano ma anche altri carburanti innovativi come questa miscela idrogeno-metano e carburanti tradizionali a benzina e gasolio, quindi una vera e propria stazione con contenuti innovativi e con contenuti tradizionali. Previsto ovviamente la CQF, presente l'assessore Boneschi, oltre al presidente della SIAS Guaitamacchi, che ovviamente seguiranno con attenzione questo scambio di informazioni tra noi e ovviamente questa. Nuovo impianto che forse è opportuno ricordare, non è semplicemente il potenziamento di quell'impianto esistente, perché nel nostro progetto, nei nostri programmi, l'impianto di Viale Stucchi dovrà diventare un impianto multifuel, cioè policarburante, nel senso che insieme al metano l'impianto sarà in grado di erogare carburanti tradizionali, leggi benzina e gasoli, e cosa di cui siamo particolarmente orgogliosi è anche una nuova miscela idrogeno-metano che verrà erogata tramite una stazione sperimentale che ci apprestiamo a realizzare. Quindi anzitutto il progetto è metano con potenziamento della capacità, quindi nuovi compressori, più punti di erogazione in maniera da essere in grado di realizzare i rifornimenti più velocemente e anche di assicurare un maggior numero di rifornimenti ogni giorno e quindi ogni anno. Carburanti tradizionali non è che richiedano una grande spiegazione, la miscela idrogeno-metano, come dico, è una miscela di tipo sperimentale che facciamo nell'ambito di un progetto che è supportato dalla regione Lombardia. Saremmo contenti se domani questa nuova miscela prendesse piede e quindi diventasse un carburante usato da molti, perché a questo punto potremmo nel nostro piccolo annoverarci tra coloro che hanno contribuito al lancio di questa nuova forma, di questa miscela innovativa. I costi sono ragguardevoli, però contiamo di raggiungere un equilibrio economico anche grazie al fatto appunto che così un po' come sta succedendo dappertutto, il nostro impianto non rimarrà monocarburante ma diventerà policarburante, e quindi dovrebbe avere un flusso di clienti e un giro d'affari tale da consentire, da giustificare economicamente il progetto. Questo è in sostanza quello che abbiamo detto. Assessore alle enti partecipanti, Cesare Boneschi, a quanto pare anche il Comune di Monza sostiene questo progetto del nuovo impianto della CSM Agam. Come tutte le attività che garantiscono livelli di ecocompatibilità e di ecosostenibilità altissimi. Oggi utilizzare dei carburanti che consentono minore emissioni in atmosfera è un impegno che tutte le amministrazioni devono prendere. Noi siamo orgogliosi di partecipare a una società che è così attenta a questo problema. No, attualmente non c'è un distributore in autodromo, è stata concessa un'autorizzazione per la sua realizzazione all'ingresso di Porta di Biassono, Santa Maria delle Selve. Noi abbiamo autorizzato quel distributore sempre per la sensibilità di cui accennavo poco fa. Oggi che lo scenario è mutato, e cioè a CSM Agam intende realizzarne uno in una zona più facilmente raggiungibile con un grandissimo numero di auto in transito, abbiamo chiesto a SIAS di valutare se permane l'interesse a realizzare anche questo intervento oppure se per qualche motivo loro decidono di prendere una posizione diversa. Beh, noi l'autorizzazione per realizzare l'impianto ce l'abbiamo già, chiaramente siccome
impianto era stato previsto in quell'area per fornire un servizio anche all'utenza civile. Il fatto che questa parte venga diciamo assolta dal potenziamento dell'impianto di ACC Agam ci fa fare qualche riflessione, ci impone qualche riflessione aggiuntiva, proprio perché è vero che lo scopo era diciamo di carattere sociale, però è chiaro che poi anche noi dobbiamo fare i conti, dobbiamo avere possibilmente un punto di equilibrio. Come vedete, l'impianto di CS Agam, per mantenere una buona redditività, affianca al metano e all'idrometano anche i combustibili tradizionali, cosa che il nostro impianto non prevedeva. Per cui, se già loro fanno fatica ad avere un punto di equilibrio economico, è chiaro che il nostro ne avrebbe in maniera superiore. A questo devo aggiungere che anche l'elevata sensibilità che il territorio ha dimostrato contro la realizzazione di questo impianto ci impone di valutare ancora con maggiore attenzione la decisione se effettuarlo o meno. Di conseguenza porteremo presto in consiglio di amministrazione il problema, rifaremo attentamente i conti economici per avere sicurezza che l'impianto possa essere economicamente sostenibile. Cercheremo di spiegare meglio alla cittadinanza, eventualmente una decisione positiva e comunque sicuramente da rivalutare.